Ragazzi, mi viene da ridere perché mi stanno taggando in tanti e mi stanno mandando in tanti lo screenshot di una storia che ha fatto Fedez, dove tutti credono che sia, insomma, rivolta a me. Vabbè, alla fine, cioè, la storia mia era ironica, non era niente di particolare, non ho mai fatto queste cose, non ho mai buttato merda a nessuno, e non credo neanche, su nessuno, non credo neanche che quella storia là sia buttare merda su un artista, perché era una cosa ironica, era un po', sai, ritornare al primo posto, essere felici per avere un singolo al primo posto. E semplicemente ironia, me la mandarono e io l'ho ripostata perché l'ho trovata simpatica, niente di che. Non ho bisogno di stare al primo posto e non ho bisogno di buttare merda addosso ad altri artisti e far parlare di me, perché io, boh, penso che tutti sappiano chi sono adesso in Italia, non ho proprio bisogno di buttare merda addosso agli altri per far parlare di me. Lo dicono i miei concerti e tutta la gente che viene ai miei live. Sono contento di chi sono come artista, la mia posizione attualmente in Italia, sono veramente contento di questo e ho il rispetto di tutti, perché al di là di tutto io faccio musica bella che la gente ama, capito? Che io sono, mi ritengo un artista vero perché io amo la musica e dedico tutto a lei. Quindi il rispetto io me lo sono guadagnato per la mia musica e non perché ho messo una storia su Instagram o perché sono andato in TV. Quindi veramente se le risposte all'ironia sono queste, sono veramente squallide. Ciao, fratello.